Buongiorno, benvenuti. Io sono Chiara di Immobiliare Frontini e oggi ci troviamo qui a Cislago, frazione Mastina, per vedere un appartamento che abbiamo in vendita, un trilocale a piano terra completamente ristrutturato. La Mastina è una frazione appunto del paese e è servita comunque da servizi base, quindi c'è la farmacia, alimentari, delle scuole ed è collegata, si può andare tranquillamente al Dambrost e quindi poi sulla Varesina oppure in zona Rescaldina a Legnano. Come vedete l'appartamento è inserito in questo cortile con una buona disponibilità di parcheggio, per cui si può tranquillamente portare dentro una macchina o eventualmente anche un'altra se dovesse esserci spazio. E l'appartamento è questo qui, quindi piano terra con una zona davanti piastrellata che si può utilizzare per mettere fuori quello che si ha, quindi magari la pattumiera. Allora hanno un barbecue coperto per la zona, la stagione estiva da poter utilizzare, quindi un piccolo spazio comunque aggiuntivo esterno dove poter mettere le proprie cose. E adesso possiamo entrare all'interno della casa. Eccoci all'interno dell'appartamento, ci troviamo nella zona giorno, un locale open space con la cucina a vista. Abbiamo una bella parete per la cucina molto lunga, quindi un bello spazio. Poi è stata ristrutturata tutta la casa, come vedremo dopo, e abbiamo sia l'aria condizionata in soggiorno che in camera. Allora, vediamo poi che c'è un ingresso bello ampio dove si può mettere una zona per armadi guardaroba, e loro l'hanno sfruttata anche per mettere la cuccia per il cane. E c'è la porta blindata ovviamente che dà sull'esterno. Entriamo invece nel bagno, che è diviso dalla porta scorrevole. Il bagno è molto bello perché è grande. Come vediamo c'è la doccia, ma c'è lo spazio insomma per un bel mobile, lavatrice, asciugatrice sopra, spazio per mobiletti aggiuntivi, davvero bello grande questo bagno. E poi ci spostiamo nella zona notte, ma prima diamo un occhio al ripostiglio, che è sempre super prezioso in una casa, dove hanno ricavato anche un soppalco da poter utilizzare come ripostiglio aggiuntivo e poter stipare qualunque cosa non si sappia dove mettere. Eccoci qua. Allora, vediamo la matrimoniale, la camera più grande che loro hanno, i genitori hanno voluto lasciare ai due bambini per potergli dare insomma più spazio aggiuntivo per giocare. Soprattutto visto la grande quantità di tempo che si passa in casa ultimamente. E l'altra stanza dove è stato messo un letto matrimoniale, ma dove ci può dormire un figlio tranquillamente o si può utilizzare come studio o locale hobby a seconda di quello che si ha bisogno. Ricordiamo che appunto è completamente ristrutturato, quindi nel 2005 è stato rifatto tutto, anche i serramenti sono stati cambiati, sono stati messi in alluminio, doppio vetro ovviamente, con le alte a ribalta, e ci sono le zanzariere e le inserrate in tutti i serramenti. Abbiamo inoltre la predisposizione per l'antifurto. Bene, diamo un'ultima occhiata alla zona giorno di questa casa, con questi bellissimi anche dettagli, delle piccole nicchie nel muro che vanno ad impreziosire sicuramente questa zona. E questo è tutto. Se volete invece vederlo dal vivo dovete chiamarci e fissare un appuntamento. Grazie.